realizzato in collaborazione con Aulert, autismo, ricerca e terapia, e il progetto Erasmus. Il progetto Erasmus, Building Europe and Learning Together by Vocational, Educational and Training. Qui in mezzo a noi ci sono tre tecnici ausiliari infermieristici dalla Spagna che si stanno formando a San Benedetto del Tronto e diventeranno dei tecnici ausiliari infermieristici. Sono lì, alzatevi. Per noi è un onore averti qui con il nostro istituto, stiamo dando una formazione professionale perché crediamo molto nella formazione. Allora, iniziamo il nostro convegno medico presentando i relatori. E prima a parlare sarà la dottoressa Anna Rita Giannetti, medico di prevenzione dipendente della ASL di Pescara, esperta in medicina biointegrata e PNEI, psico-neuro-endocrino-immunologia. Poi interverrà Domenico Mastrangelo, medico ematologo, oncologo, oftalmologo, ricercatore Università di Siena, master in farmacologia e responsabile scientifico di Aulert, e parlerà di vaccinazione obbligatoria tra scienze e diritti umani. L'avvocato Roberto Mastalia, esperto in medical malpractice, tutela della disabilità, presidente dell'associazione Aulert, patrocinatore in Cassazione, cofondatore della Camera Civile di Perugia. Ci parlerà di deontologia professionale, responsabilità medica ed infermieristica. Allora, prima di dare la parola alla dottoressa Anna Rita Giannetti, che ci parlerà di psicologia, la mente nel corpo, vi ricordo al termine del convegno di lasciarvi la vostra email, perché stiamo registrando e avremo un link e vi invieremo il link dove poter vedere e risentire questa registrazione. Allora, diamo la parola alla dottoressa Anna Rita Giannetti. Ci parlerà di psicologia, la mente nel corpo. Psicobiologia. Come vedrete è attinente alla psicologia, ma forse non ha niente a che fare con la psicologia classica. Allora, questi cani hanno uno sguardo esterrefatto, si meravigliano di qualcosa. Diciamo che ho voluto mettere questa figura perché rappresenta quello che l'espressione che l'Accademia sta avendo rispetto alla ricerca avanzata, che dice esattamente l'opposto di quello che loro vogliono far passare come scienza. Quindi se avessi l'opportunità di parlare con Burioni probabilmente avrebbe la stessa espressione di questi cani. Che sta dicendo questa? Beh, prima cosa, mi hanno già presentata, ma voglio ribadire che sono un medico. Quindi non sono una new age, non sono una che filosoficamente è arrivata a quello che sto per dirvi, e in più sono, ciao Domenico, appena arrivato, ciao, e per di più ho esattamente ad oggi, già compiuto perché è iniziato ad aprile del 1988, 30 anni di lavoro nel Dipartimento di Prevenzione, per cui sinceramente avrei qualcosa da dire con competenza di quello di cui si sta parlando. Prego. Allora, faccio un rapidissimo
excursus di quello che è la ricerca avanzata. La ricerca avanzata attualmente ci dice che noi non conosciamo un cavolo di niente di niente, perché la fisica, che è veramente la scienza più scientifica, se così si può dire, ci dice che praticamente quello che osserviamo sono pagliuzze di fronte a una serie di diciamo eventi, di entità che sono all'interno dell'universo, di cui non conosciamo assolutamente niente. Per cui chi, ripeto sempre quelli di prima, che parlano di scienza in senso di sicurezza di meccanismo d'azione, sinceramente dimostrano soltanto la loro enorme ignoranza, ma proprio abissale ignoranza, perché ad oggi la scienza non riesce ad oggettivare praticamente il 95% di quello che è l'esistente, e quindi dovremo un po' togliere la prosopopea che questi personaggi ci fanno vedere. Prego. Allora, facciamo una cosa, no, oggi lo io vado, scusami un secondo. Ecco, il 99,5% delle cose che noi sappiamo essere esistenti non sono documentabili secondo sensorialità. Abbiamo vista, udito, tatto, eccetera, eccetera. È la sensorialità che ci mette in relazione col mondo e da cui noi creiamo la verità interna, quello che riconosciamo come ambiente. Bene, questa sensorialità esterocettiva riesce a oggettivare, a farci percepire con un'immediatezza soltanto lo 0,5% di quello che esiste. Per il resto ci dovremmo arrivare secondo conoscenza, quindi dobbiamo studiare per sapere che esiste, perché la nostra sensorialità non ci permette di accederci automaticamente. E se poi ritorniamo al discorso iniziale, anche secondo conoscenza escludiamo il 95% dell'esistente, perché ancora non abbiamo il meccanismo di rappresentazione mentale di queste realtà che ci sono sconosciute. Prego. Quindi io da anni, sono più di 10 anni che frequento congressi internazionali e mondiali di medicina quantistica, e quindi adesso non vi sto a riferire che cosa la scienza vera sta scoprendo, che cosa si sta incamminando a oggettivare con le nuove tecnologie. Però una cosa sola sappiamo con sicurezza, che quello che apparentemente è materia solida, come se fosse un pezzo di pietra, invece in biologia l'andamento della materia che noi possiamo osservare deriva da quello che fanno gli elementi subatomici. Quindi si parla di medicina quantistica, si parla di psicoquantistica, si parla di tutti gli elementi che sono in grado di modificare il funzionamento di questa materia organica. Quindi per quanto riguarda la pietra devo aspettare millenni perché si sfaldi, perché diventi diciamo diversa da come la osservo io oggi, e poi non ha la capacità di una modificazione interna, sono gli eventi esterni che modificano la pietra, perché solitamente è stata cristallizzata nella sua forma e nella sua sostanza. Noi no, ma noi non soltanto noi, oggi vi parlerò di epigenetica e vi farò vedere come l'epigenetica riguarda tutto, i batteri, i virus, le piante. Quindi se io metto un anticrittogamico, quella pianta ricorderà, avrà quel segno nel suo DNA, e anche quando io non metterò più quella sostanza, quella pianta avrà modificato il funzionamento del DNA. E quindi nella biologia c'è un continuo divenire, c'è un continuo modificarsi a seconda di quello che è l'ambiente e di che cosa l'ambiente riesce a fare nel DNA, quindi a creare un'altra funzione. Prego. Metto questa slide perché Giuliana Conforto ve la dovete andare a vedere. Cioè ci sono degli scienziati che stanno scoprendo che la Terra è una cosa diversa rispetto a quello che ci hanno raccontato, che l'interazione fra Terra e Universo
crea le condizioni in cui noi poi sviluppiamo le nostre capacità. E quindi anche lei se ne è dovuta andare dal teatrino che abita le nostre università, perché l'università di questa roba non ne vuole sapere niente, ma questa roba è solidamente dimostrata. Quindi sono soltanto loro che ritardano in maniera colpevole, perché adesso basta a dire che poverini non sapevano. All'interno dell'Istituto Superiore di Sanità ci sono scienziati che quello che sto dicendo io lo potrebbero dire loro, soltanto sono silenziati. Voi non potete immaginare che la scienza sia al di sopra dei discorsi di potere. La scienza è uno dei poteri umani, e quindi chi detiene il potere culturale di dire questo è vero e questo è falso rende impossibile la vita a chi sta dicendo esattamente il contrario, perché dovrebbe praticamente improvvisamente ridare le consegne, facci tu che ne sai più di me. E allora chiaramente non si può fare, e allora strenuamente difendono l'indifendibile, perché adesso vedremo che non è un ricercatore, è la ricerca mondiale che dice questo. Quindi è proprio, fra un po' crolleranno per crisi, cioè non c'è possibilità di salvezza, prego. Ecco, va bene, sulle piante abbiamo detto l'altra volta, quindi tutti gli organismi viventi hanno una comunicazione elettromagnetica, noi comunichiamo con le piante, loro comunicano con noi, abbiamo salute nello stare con le piante, vai avanti. I biofotoni, ci sono attualmente già in atto la possibilità di vedere con delle macchine l'alterazione della salute e anche la cura di quella malattia con diciamo terapie energetiche, quindi con i biofotoni vedo se quel l'organo ha diminuito la sua funzionalità e quindi ha una energia abbassata, e gliela riesco a rifornire questa energia e quindi riesco a fare qualche cosa che lo sana. Al di là della clinica, i nostri signori sono fissi con la chimica. La chimica è una risultante, è regolata come funziona dalla fisica. Sono le energie che danno poi la possibilità di avere una reazione chimica. La chimica non è sganciata, non è una cosa per a sé stante. Le reazioni molecolari e la funzione molecolare è determinata dall'energia. È quello che fa funzionare e fa cambiare, tra parentesi, gli stessi elementi, componiamo molecole diverse, a seconda se facciamo passare un certo tipo di energia nel campo dove abbiamo messo gli amminoacidi piuttosto che altre. Quindi andiamo con gli stessi elementi a formare chimica diversa, ed è quello che facciamo noi. Prego. Ok, quindi ripeto, la ricerca mondiale è avanzata. Studiamo le proteine secondo la sonorizzazione delle proteine, non vediamo più la reazione chimica, sentiamo il suono che fa quando fa la reazione chimica, perché ci serve meglio per capire se sta funzionando bene o sta facendo qualcosa di sbagliato. Osserviamo l'universo secondo input che sono vibrazionali. E quindi anche questo, la cimatica nell'Università di Zurigo è studiata come terapia. Si danno dei suoni che sono esattamente ripristino di energia, per esempio del fegato, o se ho un batterio che ha una certa frequenza, perché ogni cosa ha una frequenza, quindi ogni cosa ha tipicamente una frequenza. Già hanno messo a punto delle frequenze che se riescono ad uccidere il singolo batterio. Prego. La magnetoencefalografia ci fa vedere che il pensiero è una forma di energia. Abbiamo questi macchinari, le persone pensano e si forma una, diciamo, un'emanazione dal cervello che viene addirittura captato dalla macchina fuori dalla scatola cranica. Quando andiamo al cuore, il toroide ha un'ampiezza di 3 metri, i nostri toroidi, quello che il nostro campo magnetico del cuore fa è in comunicazione tra di loro, si stanno a parlare i nostri cuori, si stanno a dire un po' di cose. Prego. Eccola, vai avanti.
la comunicazione olfattiva. Questi non credono alla cromoterapia, non credono all'aromaterapia. Oggi leggevo sempre su un giornale medico che abbiamo sulla pelle dei recettori olfattivi, cioè dei recettori che fanno la stessa funzione che fanno i recettori olfattivi dentro il naso. E che per esempio una persona che perde i capelli, se gli diamo il sandalo, l'aroma del sandalo, però non quello naturale, quello sintetico, ripristina la funzione della ricrescita dei capelli. Capite che cosa succede? E questi sanno ancora che soltanto la chimica succede, esiste solo la chimica, e quello che riescono a documentare con la loro scarsa capacità. Beh, vabbè, basta così, andiamo avanti. Ecco, per esempio si può trasmettere, hanno fatto degli studi per cui la madre trasmette al figlio la paura rispetto all'odore della menta. Quindi la menta è stata associata al fatto che la madre avesse una sollecitazione per cui aveva paura. Il bambino quando nasceva e anche diciamo dopo la nascita, per il fatto che vede e percepisce la madre empaticamente, il bambino impara ad avere paura quando sente l'odore della menta. Quindi c'è la trasmissione di un cambiamento epigenetico che è avvenuto alla madre per esperienza personale alla prole. Quindi il bambino ha direttamente paura della mente quando lui non ha avuto la sollecitazione dell'accostamento fra menta e diciamo un dolore. Ecco, quindi esiste in questo momento la possibilità di curarsi in maniera integrata con tantissime cose, perché è l'integrazione quella che ci dà la salute. Chiaramente se ho un'urgenza emergenza non è che posso andare attualmente, perché forse tra qualche tempo si farà anche in questo campo, ma attualmente se ho un'urgenza emergenza mi devo rivolgere alla medicina classica, perché se no non mi salvo, probabilmente muoio. Ma nelle malattie croniche degenerative bisogna immaginare di affiancare questa medicina con altre tecniche che rendono possibile, il ripristino dell'autoriparazione che Madre Natura ci ha dato. Ecco, questa è un'altra distorsione cognitiva, ma ora ci arriviamo alle distorsioni cognitive, vai. Ecco, le distorsioni cognitive. Io dico sempre ai miei cari colleghi che i nostri, chi ci circonda e si occupa di salute, non è totalmente, colpevole perché sa e non fa. La maggior parte di loro non sa. La maggior parte di loro, per pigrizia mentale, non va a cercarsi gli elementi che potrebbero dirgli altre cose. E hanno affidato tutta la loro professione a due categorie. Uno, allo Stato, nel senso l'Istituto, l'ha detto l'Istituto Superiore di Sanità. Sapeste quante battaglie. Mi hanno tolto il saluto, mi hanno levato dalla chat aziendale dell'ufficio. Tu la devi smettere. Mo ci hanno fatto l'aggiornamento sui vaccini. E tu non sai rompere le scatole con questo vaccino. Quindi uno, l'aggiornamento da parte dell'autorità riconosciuta, e quindi l'università. Io faccio lezione ai ragazzi che hanno contratti di 3 mesi, ci sono dei medici che hanno contratti di 3 mesi attualmente in ospedale. Io li faccio lezione e li faccio lezione sulla psicobiologia. E dico, scusate, ma l'avete mai sentito parlare di psiconeuroendocrinologia? Siete usciti ieri dalla... No, dottoressa, mai. Quindi l'università che cosa fa? Questa roba è vecchia ormai, non la insegna. E poi c'è un'altra distorsione cognitiva, la distorsione cognitiva data dall'informatore farmaceutico. Io a un certo momento mi sono svegliata una mattina, ho studiato a Roma con grossi personaggi della medicina a suo tempo, mi sono lavorata nell'81, quindi parecchi anni fa, e avevo
diciamo, luminari che mi insegnavano, e mi avevano insegnato che il cortisone è un salvavita, che il cortisone non si può usare come se fosse acqua fresca. Improvvisamente, per motivi che non vi sto a dire, scopro negli ultimi anni che il cortisone viene usato da appena nato fino alla fine della propria vita, in ogni occasione, addirittura come prevenzione. Ho detto, che è successo? Hanno rifatto la medicina, hanno scoperto delle cose che io ignoro, e invece no, il cortisone continua a essere quello che io ho studiato 40 anni fa, ed è pericolosissimo usato in maniera impropria. Adesso ci arriviamo, andiamo. Ecco, questa è la storia. Quindi abbiamo la necessità di studiare altro per avere il quadro della complessità, e invece la nostra medicina si è fermata in uno studio che è di tipo meccanicistico, che non riesce a capire come le cose possono avere una essere affrontate in maniera diversa. Vai avanti. Bene, allora, questo è quello che si studia, ed è quello che i nostri colleghi, che hanno rifiutato di venirsi a fare quattro chiacchiere con noi, l'Ordine dei Medici ha sanzionato molto pesantemente questa riunione, ha fatto delle cose veramente molto molto gravi, perché io mi pare che sono una esagitata, io faccio un discorso da medico e anche il mio collega farà un discorso da medico, non è che possiamo fare discorsi diversi da quello che stiamo. E sarebbe stato molto utile che qualcuno di loro fosse stato presente, che magari facesse una domanda, che magari cercasse di metterci, diciamo, di prenderci in castagna, di far vedere come siamo ignoranti e come siamo con i paraocchi a sostenere alcune cose. E invece hanno preferito, diciamo, vietare l'evento, fare il terrorismo. Dire che eravamo, non so chi eravamo. No, guarda, ne vuoi manche vedere. Allora, scusa, puoi mettere un attimo prima? Allora, questo è un altro problema, un grosso problema. Chi studia la medicina, diciamo, complementare, sa che le catene causali, se io per esempio ho un problema di colesterolo, il problema del colesterolo non è la quantità di colesterolo nel sangue. Quello che fa precipitare il colesterolo e può dare il problema della placca, e quindi tutto quello che ne deriva, è l'infiammazione sistemica. E quindi là, diciamo, le linee di patologia non sono quelle che noi abbiamo studiato organo per organo, ma ci sono, per esempio, il sistema mucosale, se si altera abbiamo malattie della tiroide, abbiamo malattie di ordine neuronale, abbiamo delle malattie cardiocircolatorie, e devo andare a vedere che cosa fa il microbiota. Quindi tu vai, se hai un problema di Alzheimer o c'hai un problema cardiaco, mandi al gastroenterologo? Ma per l'amore di Dio, ma certo che no. E invece il primo movens è esattamente una disbiosi. Quindi capite bene, le catene causali lo studia il medico, che studia quest'altra roba. Se vado a un collega, mio marito sa che non mi ci deve portare in ospedale manco quando sto in punto di morte, portami da un collega di cui mi fido, ma in ospedale no. Perché? Perché poverini applicano ciò che gli insegnano, quindi non è che ci sia una volontarietà di azione negativa. Questo gli ha insegnato l'università e questo applicano come conoscenza. Vai avanti. Ecco, la psiche, perché mi sono tanto risentita, perché la psicobiologia è diversissima dalla psiche così come è stata studiata fino adesso. E la psicobiologia ha un'azione rapidissima di risoluzione, cosa che non fa la psicologia, perché la psicologia può darsi che non ci ha capito niente di qual è il meccanismo per cui sta in quella maniera. Invece lo studio della unità mente-corpo mi fa capire più rapidamente quali sono le problematiche, da dove derivano quello che hai come, diciamo, sintomo.
E anche lì la psiche era qualcosa di era l'anima. Se parliamo di anima nei confronti di uno scienziato, quello rabbrividisce, perché l'anima non esiste nella scienza, invece l'anima esiste nella scienza, perché è la parte energetica che muove la materia. Quindi l'anima esiste come? In maniera diversa da come lo interpreta un prete, ma esiste, vero? L'intelletto se ne sono sempre occupati i professori che hanno esercitato soltanto l'intelletto in senso di logica, quindi un pensiero logico-deduttivo. Nel pensiero logico-deduttivo hanno tutti ragione, perché il pensiero logico-deduttivo è congruo dando per sicura la premessa. Quindi siccome ognuno di noi ha la sua premessa, per se stessi la propria premessa è sicura, ognuno ha ragione. E questo porta alla guerra, e come vedremo la guerra è uno dei principali motivi del malessere, della malattia fino alla morte. La relazione interumana è un punto fondamentale di salute o di malattia, quindi anche su questo bisognerebbe insegnare fino nelle scuole basse che cos'è la relazione funzionale, chi sei tu, che cos'è l'altro, e mettersi nella condizione di non darsi fastidio. Se siamo molto consonanti stiamo vicini, se non siamo consonanti stiamo un po' lontani, però se ti devo venire a consegnare la penna te la consegno lo stesso, ma ci sto giusto il tempo di consegnarti la penna e poi me ne vado. Quindi essere capaci di decidere il comportamento e di non essere soltanto nel feedback che madre natura ha messo, che ripeto è di tipo distruttivo, perché madre natura ha messo il feedback della guerra, tutti hanno ragione e quindi è una battaglia continua. La salutogenesi, questo è un altro concetto che è molto difficile da far comprendere a questi signori. I miei colleghi sono stati addestrati a occuparsi di una malattia. Quindi addirittura si arriva al punto che non ci sta manco più il nome del malato, cioè la malattia direttamente. Hai visto quella resezione gastrica, hai visto quelle distassi, hai visto questo, hai visto quest'altro. La salute genesi ragiona in maniera completamente diversa. Prima cosa, per forza deve avere una visione globale. Quindi non può esistere la salute di un elemento, ma gli elementi sono tutti quanti uniti e quindi bisogna ragionare in senso olistico, come si suol dire, E in questa maniera bisogna per ogni persona cercare quali sono gli elementi utili per lui. Quindi ancora più pensieri. Ripeto, il cervello di tutti gli esseri umani è un pigrone. Non soltanto quelli dei medici, Il cervello è pigro, il cervello dopo che ha imparato una cosa la fa fino alla fine dei suoi giorni. E per quando c'è qualcosa, qualche volta non c'è, ci sono uno oppure neanche più, c'è l'automatismo, ma anche quando c'è, è fatto così, cioè proprio ama non disturbarsi. Quindi dato per premesso AB, usa AB fino alla fine dei suoi giorni. Quando ci si sposta da A e B? Quando si è in dissonanza, quindi è un fatto interno, non è qualcuno che mi dimostra che sto sbagliando che mi farà mai cambiare idea, ma manco per scherzo. Quando io, pensando a B, entro in dissonanza, sto male, comincio ad avere necessità di cercare altri parametri su cui basare verità e falsità. E quindi mi metto alla ricerca e vado a scoprire che esistono altre cose e mi posso rimodulare, altrimenti ragazzi ci arriviamo fino alla fine dei nostri giorni così come siamo. Ecco, questo è anche un motivo per cui questi si asserragliano, perché non lavorano.